spiaggia sud di Silvi Marina, soltanto l'anno scorso la spiaggia, soprattutto la sabbia, arrivava esattamente davanti al canale che si vede entrare in acqua. Quest'anno l'erosione della costa ha causato una perdita di almeno 25 metri di spiaggia e i balneatori si trovano davvero in difficoltà. Erosione della costa, un fenomeno che danneggia anno dopo anno i balneatori e inevitabilmente causa una riduzione del turismo. Basti pensare che il comune di Silvi solo lo scorso anno aveva dovuto assistere all'inquinamento dell'acqua a causa di una rete fognaria danneggiata. Quest'anno poi, tra crisi e brutte sorprese, il danno sembra ancora maggiore. 6 file di ombrelloni sono state tolte perché quando c'è brutto tempo il mare con il vento viene a prendersi tutta la sabbia. E quindi non sono potute essere state messe le palme, e ci sono pochissime file di ombrelloni infatti. Indicativamente invece quanti sono in meno i turisti che quest'anno possono stare qui con queste file in meno? Tantissimi, è diminuito molto il turismo quest'anno a causa di tutto quello che sta succedendo, della discarica che c'era qui e perché gli ombrelloni comunque sono anche diminuiti. Oggi in prima fila ci sono dei semplici ombrelloni, mentre l'anno scorso avevamo delle palme molto spaziose ed erano comode soprattutto per noi che abbiamo bambini. Quest'anno quindi sono state ridotte tantissimo, come vi trovate? Cosa dicono anche gli altri? Ci troviamo bene perché i proprietari rimangono sempre loro, però ovviamente il disagio è notevole. E poi soprattutto per il turismo, insomma, per chi viene da fuori? Ma soprattutto per chi comunque viene in prospettiva di trovare una spiaggia grande, confortevole, invece in realtà poi non c'è più.